Ogni orrorazzo, come Dio comanda, deve avere un degno finale. Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 dei 10 migliori finali di film horror. Ma prima di iniziare, pubblichiamo materiale ogni settimana, quindi iscrivetevi adesso. Per questa lista non vedremo solamente quei finali che hanno provato in tutti i modi a farci morire di infarto, quelli sono in un'altra top. Piuttosto ci concentriamo su finali creati con grande maestria, diventati icone del genere horror e dei quali ci si ricorda anche dopo anni di distanza. It's too late, Krueger. I know the secret now. Ovviamente non ci dovrebbe essere neanche bisogno di dirlo, ma in questo video gli spoiler sono ovunque, escono dalle fottute pareti. Numero 10, Rec. Questo horror è sottovalutato in una maniera incredibile. Infatti al filone del found footage ha dato molto di più Rec che la metà delle porcherie copiaticce fatte prima e dopo di lui. In questo film Angela e Pablo si ritrovano rinchiusi in un condominio mentre degli inquilini piuttosto inusuali fanno fuori in mezzo palazzo. Gli spaventi e il massacro per tutto il film sono un capolavoro, ma in particolare a spiccare e a lasciare senza fiato sono i 15 minuti finali. Ci troviamo in una stanza buia, in compagnia del paziente zero nascosto nelle ombre, con un'inquadratura traballante usata in maniera superba. Una scena che dà nuova vita al genere zombie, che era dato per morto. Numero 9. La cosa. Lo zio Carpenter, ristato di grazia, ci ha donato, a parer mio, il miglior horror di sempre, con degli effetti speciali artigianali che fanno impallidire anche alcune CGI di oggi. Trama. Abbiamo un gruppo di ricercatori in Antartide alle prese con una creatura aliena in grado di imitare gli esseri viventi con cui entra in contatto. E il genio del film sta nell'insinuare il dubbio continuo che chiunque possa essere la cosa, facendo crescere la tensione a mille fino al gran finale. Childs e Mac infatti sono sopravvissuti alla distruzione, ma sono sospettosi, perché uno dei due forse non è chi dice di essere. Beh, è tutto lasciato alla nostra immaginazione, col film che si chiude così, con i loro sguardi sospettosi. What do we do? Why don't we just wait here for a little while? Numero 8. So. If I don't get help, I'm going to bleed to death. Mica per essere cattivi, però la saga di So dal 2 non è che sia un granché. Il primo film, però, è invece riuscito nell'intento di creare un bel intreccio da thriller mixato a momenti horror davvero scioccanti. Due uomini si ritrovano incatenati in un bagno sotterraneo con un cadavere steso in mezzo alla stanza, che fa chiedere a loro e a noi che c***o sta succedendo? E la sequenza finale ha un colpo di scena dopo l'altro finché non si scopre che in realtà il cadavere è Jigsaw in persona. This is slow acting poison coursing through your system, which only I have the antidote for. Mentre Jigsaw si alza sulle note del tema super epico del film, rimaniamo a bocca aperta per poi essere lasciati nel buio insieme al povero Adam. Game over. Numero 7. The Blair Witch Project. Dad. I'm so sorry. Abbiamo detto che Rec ha dato una bella rinfrescata al genere found footage, ma chi l'ha portato alla luce? Blair Witch Project. Il film segue tre studenti che girano un documentario sulla strega di Blair, che a quanto pare infesta le foreste del Maryland. E una volta che ci viene presentata la casa abbandonata nel climax finale, il genio sta nel non farci vedere l'orrore, che viene percepito e sentito solo fuori inquadratura. Where is he? Where are you? Questo dà un tono assolutamente realistico alla pellicola, quasi fosse uno snuff movie. E infatti, ci crediate o meno, in molti nel 99 sono andati in sala a vedere il film credendo fosse veramente un insieme di riprese reali. Numero 6. The Mist. We gave it a good shot. Nobody can say we didn't. Non poteva mancare il finale ironicamente drammatico di The Mist. Un vero e proprio shock la prima volta che lo si vede. Il film, quasi tutto ambientato in un supermarket, vede David e suo figlio rifugiarsi lì dopo che una strana nebbia ha avvolto la città.
Beh, non sembra così grave, direte voi. Però dalla nebbia escono mostri di ogni genere. I sopravvissuti al massacro che segue si ritrovano alla fine bloccati nella nebbia e David per pietà spara a tutti, compreso suo figlio con i proiettili rimasti, che però non bastano anche per lui. E mentre si prepara stoico a fare una finaccia, arriva l'esercito e la nebbia scompare e David realizza che porca troia, ho ucciso tutti un minuto troppo presto. È un finale da rimanere a bocca aperta, veramente ottimo e di un livello davvero superiore rispetto a un film tutto sommato normale. Numero 5, Nightmare. Feeling better? Oh, I feel like a million bucks. La cosa in cui riesce benissimo questo film è giocare con le aspettative del pubblico. In Nightmare siamo introdotti nel piacevole mondo di Freddy Krueger, un mostro sfigurato piuttosto incazzato per essere morto, e ci sta, che per questo uccide le persone nei loro sogni. Freddy però nel finale si fa ammazzare dalla giovane Nancy e tutti vissero felici e contenti, fino a che non scopriamo che col c***o che sono tutti felici e contenti è ancora un sogno. E mi sa che Freddy non è morto. No, no. Passiamo dalla paura al sollievo all'ansia e poi di nuovo alla paura in mezzo secondo. E alla fine il muoion tutti ending, tranne Nancy che se la cava sempre, è diventato uno dei più iconici della storia del cinema. Numero 4, Sleepaway Camp. Allora, consiglio spassionato, arrivateci al finale. Il film può non sembrare un granché, ma vi ricrederete. È la storia di Angela, una giovane traumatizzata sopravvissuta a un incidente in cui ha perso suo padre e suo fratello Peter. La ragazzina introversa è costretta ad andare in un campeggio estivo in cui tutti quelli che la disturbano iniziano a morire. Qualcuno la protegge. O almeno così pensiamo fino all'ultimo, in cui vediamo Angela con in mano la testa di Paul e che in realtà è un maschio, travestito da ragazza per tutto il film. Il perché di tutta questa follia non ve lo sto nemmeno a spiegare perché ci metterei un bel po', ma fatto sta che questo finale con colpo di scena malatissimo è un must del genere horror. I bet we can find something interesting in the walk-in. You never know what you can find in there. Numero 3, Il sesto senso. What is it? What? Why did you leave me? I didn't leave you. Vi sfido a dire che questo non è il colpo di scena più celebre di sempre. Cole Sear, come saprete, è un ragazzino problematico che vede la gente morta. Uno psicologo di nome Malcolm Crowe cerca di aiutare Cole attraverso una storia intrigatissima e inquietante, cosa che porta a un risvolto abbastanza inatteso. Il dottor Malcolm è sempre stato morto anche lui. Let me see. Oh God. Il classico film da rivedere e pensare, cavolo, ma era ovvio! Un colpo di scena che ha reso il regista Shyamalan una celebrità di Hollywood dal giorno alla notte. Il sesto senso è la prova che gore e jumpscare facili che oggi affollano i nostri cinema non sono necessari per fare un bel horror. Servono solo attenzione ai dettagli, grandi personaggi e un finale di qualità. Numero 2, Carrie. I wouldn't let her go to the funerals. With Tommy and all the others gone, it's best we just go away for a while. Un altro adattamento da un libro di King. La nostra Carrie White è una ragazza delle superiori emarginata e bullizzata alla morte, con la quale alcuni compagni popolari stringono amicizia per poi farle un orrendo scherzo al ballo scolastico. Carrie allora brucia e uccide tutti con i suoi poteri psichici, perché sì, mi ero scordato, ne ha. Tornata a casa poi, Carrie muore con la madre in un omicidio-suicidio-incidente e inizia un'altra scena similsogno, che è così ben fatta da far saltare ogni volta fino al soffitto, ve lo giuro. L'incubo di Sue, infatti, sopravvissuta all'incendio, contiene uno dei migliori jumpscare della storia. Bravo De Palma! It's alright, I'm here. Prima di svelare la numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. Oh Lord! Danger!
Numero 1, Psycho. He feels a little chill. Can I bring him this blanket? Sure. I jumpscare fatti bene sono una cosa bellissima, ma come detto, l'orrore genuino trascende queste cose e rimane con te fino a dopo i titoli di coda, come in questo film di Alfred Hitchcock, in cui abbiamo un serial killer spietato, violenza, colpi di scena e una narrazione per l'epoca mai vista prima. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son. Nel finale, Norman Bates è in cella mentre la voce di sua madre risuona nella sua testa, mostrandoci di che pasta è fatta la psicosi del ragazzo. Well, they know I can't even move a finger, and I won't. I'll just sit here and be quiet. Il suo sguardo fisso, la voce, la mosca, tutti gli elementi richiamano gli angoli più oscuri della psiche umana. Psycho è un film di qualità rara, rilevante anche a distanza di quasi 60 anni dalla sua uscita. E il suo finale inquietante oltre il limite vince la nostra lista. Why, she wouldn't even harm a fly. D'accordo con la lista? Date un'occhiata anche a questi altri video e iscrivetevi a WatchMojo Italia.